Rethinking Leadership è un progetto che tiene conto delle esigenze delle imprese, che tiene conto delle nuove esigenze del mercato. Ha fatto sì che noi potessimo aggregare i leader di oggi, e quindi abbiamo avuto presidenti e amministratori delegati di tutte le principali aziende che operano nel settore energetico, nel settore dei servizi forniti alle imprese energetiche, che hanno avuto modo di confrontarsi con quelli che saranno i leader di domani. E abbiamo realizzato moduli che hanno visto come obiettivo quello di lavorare sul manager stesso, sulla leadership, sulla capacità di relazione, ma soprattutto su un tema fondamentale che tutte le organizzazioni dovranno affrontare, che è il tema dell'empowerment, il tema del potenziamento. È un gruppo, è una squadra, è un master che fa molto crescere le persone, tutte persone già introdotte in azienda, quindi che hanno già una grande esperienza, ma che vengono messe in crisi completamente per ripensare a se stessi e ripensare i loro ruoli in azienda e il modo di dialogare con le altre persone, con le altre funzioni aziendali. È stato bello perché abbiamo incontrato personalità e professionisti molto in gamba e anche piacevoli come persone. E poi è stato bello perché ogni tanto è comunque interessante fare qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo tutti i giorni sul lavoro e riflettere un po' di più su cose che magari facciamo senza rendercene conto. Abbiamo avuto un contatto con delle persone che per ruolo e per standing sono dei veri leader, è stata una cosa importante. È stato stimolante perché ci ha posto di fronte diversi modi di pensare e anche un diverso modo di approccio al lavoro di team. È stato inclusivo perché ha permesso di condividere le esperienze e questo ha permesso di far crescere tutti quanti. Concetti molto interessanti sia dal punto di vista di ripensare la leadership anche in un'accezione meno autoritaria e più autorevole, con tecniche di comunicazione anche dando dei consigli e dei passaggi su come comunicare questa leadership molto interessanti. E quello che principalmente ho apprezzato di più è quello legato alle soft skill, perché è un tema su cui ci si ferma poco a riflettere ma che diventa sempre più importante nel corso della crescita professionale di ognuno di noi, soprattutto per chi sta seguendo una carriera per diventare un manager di domani, no? La teoria non è stata lasciata sola, è stata in qualche modo arricchita e secondo me questo è il vero valore aggiunto del corso, la presenza di questi personaggi sicuramente importanti che hanno portato la loro esperienza. Allenare un manager oggi vuol dire allenare un manager alla performance, alla gestione della relazione e al raggiungimento efficace degli obiettivi. Questo è quello che abbiamo fatto e questa è la differenza rispetto ad agli altri bagagli formativi presenti sul mercato. Un'attenzione costante all'individuo e al suo sviluppo. Qui abbiamo avuto modo di condividere esperienze, sicuramente è un plus che altri corsi non hanno. Un corso particolare, molto interessante, che ti costringe un po' a uscire dalle tue aree di comfort, sicuramente non tradizionale, un corso che non avevo mai fatto. Tante persone diverse, con tante peculiarità diverse, con il loro modo di essere molto genuini, devo dire, è una cosa che ho apprezzato molto. Quello che porto a casa da questo corso è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Il confronto anche con altre realtà che solitamente non sono abituata a vedere. Rivedere il concetto di leadership e apprendere anche da manager che hanno sicuramente più anni di esperienza rispetto a quello che è il mio percorso formativo è stato comunque un qualcosa di molto prezioso che mi porto a casa. Una bella location che ha consentito di far interagire i partecipanti, docenti e discenti in maniera assolutamente informale, il tutto ha aiutato appunto ad abbassare filtri, maschere e quant'altro, essere il più connessi possibile. Interessanti contenuti, ampio lo spettro delle esperienze e quindi quello che ci possiamo riportare a casa, i takeaways, sia come tecniche sia come modo di pensare. Sicuramente un'esperienza positiva.